Buonasera a tutti. È un grande privilegio poter introdurre questa conferenza che ha come ospite Jimmy Wales, il fondatore di Wikipedia. Per questo ringrazio Andrea, gli altri amici di Bergamo Scienza e il presidente del comitato scientifico Edoardo Boncinelli. Sono veramente molto grato di aver avuto questa possibilità. Ieri, cliccando Bergamo Scienza Wiki, ho scoperto che veniva annunciata la conferenza di oggi. Interessante che da dati che venivano pubblicati per esempio sul Sole 24 Ore qualche giorno fa, che al momento attuale circa il 56% degli italiani navigano su internet, con un aumento di circa il 10% negli ultimi 2-3 anni. Quindi questo vi fa pensare quante persone possono aver avuto accesso a questa informazione, qualcosa che va al di là di ogni possibile promozione che noi di Bergamo Scienza da soli potremmo fare. Che cos'è Wikipedia? Innanzitutto c'è una coincidenza importante, perché Wikipedia è stata fondata il 15 gennaio del 2001 e ricercando e parlando di quello che è il significato di un'enciclopedia aperta e libera, mi è sembrato di ricordare che circa 250 anni prima, esattamente nel 1751, la prima enciclopedia veniva data alla pubblicazione. E secondo quello che lo stesso D'Alembert ci diceva, l'enciclopedia ha due obiettivi: esporre quanto più è possibile l'ordine e la connessione delle cognizioni umane, contenere di ogni arte, sia liberale che meccanica, i principi generali che ne sono alla base e i particolari più essenziali che ne formano il corpo e la sostanza. Mi sembra estremamente di attualità, soprattutto se consideriamo tanti degli ideali che con gli amici qui di Bergamo Scienza abbiamo cercato in questi anni di perseguire. La cosa interessante è che alla Encyclopédie di D'Alembert e di Diderot avevano contribuito circa 150 scienziati e uomini di cultura. Se passiamo ai raffronti di quello che è Wikipedia, potete vedere qual è la differenza, l'impatto e soprattutto l'effetto globalizzante di quanto questo strumento ha avuto dalla sua fondazione. 65 milioni di visitatori ogni mese, 75 mila autori, 14 milioni di articoli, per non parlare del numero delle lingue, e solo nell'edizione inglese, che è quella più documentata, abbiamo fino a più di 18 milioni di pagine. La cosa però interessante di Wikipedia, e la cosa sicuramente innovativa a cui il fondatore si è ispirato, è il concetto wiki. Wiki deriva da una parola hawaiana, wiki vuol dire veloce. Però la cosa interessante è che wiki dà questa possibilità, è una fonte aperta a cui tutti possono afferire, non solo per estrarre informazioni, ma soprattutto per contribuire ad averne. E come tanti concetti molto semplici, questo open editing ha degli effetti molto profondi e sottili per tutti quelli che contribuiscono alla composizione delle informazioni. È molto interessante perché poi, se andiamo a vedere quali sono tra i 500 siti più cliccati sul web, Wikipedia è al sesto posto, e vedete i siti che lo precedono. Ma la cosa ancora più interessante, che mi ha incuriosito,
è che nelle notizie lette nell'ultimo mese, dove vengono riportati ovviamente notizie di cronaca, per chi non lo sapesse, Erin Andrews è considerata la giornalista sportiva più sexy americana, per curiosità. Ma la cosa interessante è che Wikipedia, ma in particolare About Wikipedia, cioè gente che vuole sapere che cos'è Wikipedia, ancora adesso, ad 8 anni di distanza, ha qualcosa come più di 600.000 visitatori al mese. Jimmy Wales è nato nel 1966 in Alabama. Ha un passato come nelle finanze, nel mondo finanziario. Nel 2003 non era nuovo questo tipo di esperienze, perché nel 2000, già nel 1996 aveva fondato un portale insieme ad alcuni amici, e nel 2000 aveva fondato questa Nupedia. Questa enciclopedia nuova, la quale era un'enciclopedia online, ma non aveva la particolarità di avere l'accesso wiki. Pertanto nel 2001 ha lanciato Wikipedia, e penso che poi nei dettagli di tutta questa cosa ci andrà direttamente lui, e nel 2004 ha fondato Wikia, ci spiegherà bene la differenza tra Wikipedia e Wikia, e tuttora è chairman di questa fondazione Wikimedia, che ha ormai dei chapter, delle banche, delle sezioni in tutto il mondo. Come vedete dalla slide che vi mostro, Wikipedia ha ricevuto innumerevoli premi. È stato uomo dell'anno sulla rivista Time Magazine nel 2006, nel 2007 ha avuto come riconoscimento del Forum Mondiale Economico come Young Global Leader del 2007, e più recentemente l'anno scorso ha avuto l'award del Business Process questo summit organizzato dalla rivista The Economist. È un piacere per me dare la parola direttamente ora a Jim Wales. Be here tonight. I was really amazed when I walked in. This is such a beautiful theater, and I said, I hope they're not expecting me to sing, because it looks more like opera than anything else. So tonight I'm going to talk about Wikipedia, I'm going to talk about Wikia, but also throughout this I'm going to talk about free culture and a lot of the things that are going on the internet and the trends that I see for the future. So, in 1962, Charles Van Doren, who was later a senior editor at Britannica, said, "The ideal encyclopedia should be radical. It should stop being safe." But if you know anything about the history of Britannica since 1962, it's been anything but radical. Britannica is still a very safe, old-fashioned, very high-quality encyclopedia project, one which we admire very much. But Wikipedia began with a very radical idea, and that's for all of us to imagine a world in which every single person on the planet is given free access to the sum of all human knowledge. So that's what we're doing. So we have this really big idea expressed in this vision statement, and each piece of this vision statement is important. When I talk about every single person on the planet, that has a very specific meaning. And it's very important to understanding the whole movement and the things that we're doing. Free access, we have a very special meaning for free, which I'm going to tell you about in just a moment. And the sum of all human knowledge, and I think the word sum there is quite important, because it helps to define what is and is not part of Wikipedia. So first of all, what is Wikipedia? So how many people here have used Wikipedia? Actually, mostly everybody, that's good. That means I did come to the right lecture hall, and you're not expecting me to sing. But how many people here have actually edited Wikipedia, made some edits? Okay, that's pretty good. I usually get a larger number if I'm speaking to college students,